Una serata stellare, quella della cerimonia di premiazione dei David di Donatello. La 64esima edizione della Kermesse, condotta nuovamente da Carlo Conti, ha visto trionfare ai David 2019 il film Dogman di Matteo Garrone. Il regista romano si è portato a casa 8 statuette. Il premio al miglior attore protagonista è andato ad Alessandro Borghi per la sua magistrale interpretazione di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. La migliore attrice protagonista invece è stata Elena Sofia Ricci per la sua Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino. Una playlist che rispecchia lo stato d'animo e le attività preferite dell'utente, riconoscendone anche i gusti personali. Spotify ha annunciato il lancio di una nuova modalità di liste musicali, personalizzate in base alle preferenze dell'ascoltatore. Questo significa che, anche se la playlist è la stessa, le canzoni in essa contenute saranno leggermente differenti a seconda di chi le ascolta. Spotify ha playlist per cucinare, correre, dormire e altri temi. A breve però, anche se gli utenti selezioneranno la stessa compilation, nessuna sarà identica, poiché Spotify, attraverso l'ausilio di algoritmi e un team, elaborerà versioni basate sugli interessi degli utenti. Dopo 3 album e 2 libri bestseller, Levante torna con un nuovo singolo in uscita il 5 aprile per Warner Music, primo passo del suo nuovo percorso discografico. Andrà tutto bene, questo è il titolo del nuovo brano, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente, ma si aggrappa alla promessa che andrà tutto bene. Non è solo un notiziario, è una presa di coscienza, ritrovarsi grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche disumane e indifferenza quasi pornografica da censura. Il secondo capitolo della serie animata, che si ispira al celebre videogame Angry Birds, sarà al cinema dal 12 settembre, diretto da Turop Van Orman e distribuito da Warner Bros. All'emergere di una nuova minaccia che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver, e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard, il suo assistente Cartney e il tecnologico Gary, per giungere a una tregua e creare un'improbabile super squadra per salvare le loro isole. Basato sull'amatissimo classico d'animazione del 1941, Dumbo arriva oggi nelle sale. Il live action, firmato da Tim Burton, vanta la presenza di un cast d'eccezione che include il vincitore del Golden Globe Colin Farrell, il vincitore del Golden Globe Michael Keaton, il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Danny DeVito, la vincitrice del BAFTA e candidata al Golden Globe Eva Green, oltre ai giovani Nico Parker e Finley Hobbins al loro debutto sul grande schermo. Per tutte le notizie consultate il sito di regiovani.it.